Ciao a tutti gli appassionati di tecnica e a chi vuole saperne un po' di più di impianti frenanti. Accompagnati dai tecnici della Brembo, ci addentreremo nel mondo delle pinze, delle pastiglie, dei dischi freno e delle pompe. Oggi parliamo di pinze. Le due tipologie di pinze attualmente in produzione sono le pinze fisse e le pinze flottanti. Le pinze flottanti sono nate molti anni fa per venire incontro a una richiesta dell'off-road. Era necessario ridurre il più possibile gli ingombri all'interno della forcella perché le ruote a raggi andavano a creare dei problemi appunto di spazio. Oggi abbiamo diverse famiglie di pinze flottanti di diverse dimensioni. Le pinze fisse invece ci sono i due tipi, composite in due pezzi e monoblocco. La quasi totalità della produzione attuale è di pinze radiali, abbiamo anche per queste diverse famiglie, diverse dimensioni di pistoni, sono tutte quattro pistoncini. Le pinze radiali sono nate anch'esse per venire incontro a una richiesta del mondo dello sport, della MotoGP, della classe 500 di molti anni fa. Le prestazioni richieste dovevano essere garantite mediante delle rigidezze superiori rispetto a quelle che c'erano disponibili con gli attacchi assiali e abbiamo sviluppato questo tipo nuovo di geometria. Diversi anni di sviluppo hanno portato alla larga diffusione di queste pinze anche su motostradali, quindi non prettamente sportive, chiaramente fino al top di gamma dove le prestazioni sono fondamentali. La differenza tra le pinze composte in due pezzi e quelle monoblocco risiede principalmente nel tipo di lavorazione. L'evoluzione della tecnologia costruttiva ha permesso di arrivare a una pinza molto più compatta e lavorata in un pezzo unico, quindi con delle tolleranze di lavorazione ancora più ristrette, con il risultato che nell'utilizzo per l'utente finale si ha una costanza di rendimento superiore e una precisione, diciamo così, della risposta della pinza superiore. Essendoci meno componenti nella pinza, il grado di affidabilità si alza. Quando sviluppiamo un impianto frenante, dotiamo i nostri veicoli di un sistema di acquisizione dati completo. In particolare per le pinze, monitoriamo quattro canali. Tre di temperatura, ossia la temperatura delle pastiglie, entrando con delle termocoppie nel materiale d'attrito, e la temperatura del corpo pinza. E, ovviamente, il canale di pressione del fluido freni, perché la pressione all'interno della pinza è direttamente proporzionale alla forza che si sviluppa tramite i pistoni sulle pastiglie, che quindi genera la frenata. Qualche consiglio e raccomandazione che ci teniamo a dare: innanzitutto, quando vengono cambiati i pneumatici o le ruote, di fare molta attenzione alla fase di montaggio. Le coppie di serraggio sono importanti sia per garantire un buon funzionamento di impianto frenante, ma soprattutto per la sicurezza dell'utente. Se si prevedono utilizzi intensi, è buona cosa sostituire il fluido freni con una cadenza maggiore rispetto a quella normalmente consigliata dal libretto di uso e manutenzione. In termini di pulizia, può essere fatta con detergenti neutri, molto poco aggressivi, assolutamente non solventi, che potrebbero danneggiare, al di là dell'estetica, soprattutto i componenti funzionali, in particolar modo quelli di gomma.